L'integrazione tra comunicazione scritta e comunicazione orale dovrebbe far parte della nostra esperienza quotidiana. A Harvard, al Medical General Hospital di Harvard, dove ci sono i bravi medici, dice il professor Caramazza, il paziente non va mai via solo con un ricordo di quello che gli è stato detto, ma va via con un foglietto. Ma questo può avvenire solo laggiù? Può avvenire solo là negli Stati Uniti? O c'è qualcosa di buono? Allora, siccome nella nostra ricerca, nel nostro libro, non vogliamo sollevare solo i problemi, ma anche proporre delle soluzioni, far vedere cosa c'è, perché c'è molto di buono nella comunicazione legata alla salute anche in Italia, io chiedo a Francesca Gagliardi, che è la nostra studiosa del linguaggio in sanità e una linguista, può esserci qualche cosa di esemplare anche nella nostra cultura? Che cosa può funzionare, che cosa hai trovato nel tuo studio, Francesca? Qualcosa c'è sempre, grazie al cielo. Dottore, sa, non mi è molto simpatico quel dermatologo da cui mi ha mandato, mi ha dato un'occhiata veloce e mi ha anche detto che la mia acne è volgare. Non sapessimo che esiste l'acne volgare, penseremo, ma si è sentito il medico. Le parole che scegliamo e che usiamo determinano la relazione con il nostro interlocutore, sempre. Guardate qua, questo è un cartello appeso alla cassa di un importantissimo ospedale di Roma. Si prega di munirsi di moneta divisionale. Sì, con un po' di fantasia lo capiamo che vogliono gli spiccetti, perché non vogliono perdere tempo a darci il resto, ma se io ho appena fatto una mammografia perché ho paura di avere un tumore al seno, non ce l'ho tanta fantasia per pensare agli spiccetti. E quello che mi resta nello stomaco è la rabbia, è l'ansia che si aggiunge alla paura. Questo invece è un altro cartello che ho trovato appeso in un ospedale, nell'ospedale di Cremona. In caso di disservizio o di inconveniente nella fruizione delle prestazioni offerte da questa azienda, il cittadino può rivolgersi direttamente al personale per le soluzioni immediate, ove possibile. Può esporre le proprie dimostranze mediante la compilazione dell'apposita scheda prestampata predisposta per la compilazione dei reclami. In tal caso l'azienda si impegna a verificare i fatti e a fornire i dovuti chiarimenti. Ma al cittadino che ha subito un disguido, che cosa resta? Ci crede veramente che chi ha scritto e l'azienda dietro si impegna a verificare i fatti e a fornire i dovuti chiarimenti? Beh, se il medico e il paziente rimangono stranieri a colloquio anche quando condividono la stessa nazionalità, quello che il linguista può fare è partire da lì, fare cioè delle riflessioni dal punto di vista linguistico. Il paziente dice, sa dottore, io ho un forte dolore alla bocca dello stomaco, e il medico traduce, sì, il paziente accusa vivo dolore nella regione epigastrica. Ora, tutte le lingue settoriali, anche quella medica quindi, si compone di tecnicismi detti specifici. Sono quelle parole che appartengono a quest'area specifica che identificano le malattie in modo univoco e preciso, ma ci sono anche in altri settori, la giurisprudenza, la linguistica, l'informatica. Carlo Bianchessi prima ha detto, il mio indirizzo è molto facile, Carlo_Bianchessi, anzi ha detto Carlo_, cioè trattino basso, e ha glossato, ha spiegato. T'ha cuccato subito, Carlo, t'ha cuccato subito. Sei bravissimo. Ma ti è andata bene. Lo so, ma non potevo fare solo io più al bastardo, ci siamo una squadra. Ma è una cosa positiva quella che sto dicendo, cioè i tecnicismi specifici sono quelli che in realtà danno meno problemi, si possono spiegare. C'è un altro tipo di tecnicismi, e cioè sono i tecnicismi collaterali, sono parole che appartengono ugualmente alla stessa sfera tecnica, ma che sono una scelta del medico. E sono proprio questi quelli che danno il carattere esoterico alla lingua del medico. Dire la malattia esordisce improvvisamente con elevato rialzo termico e cefalea
e dire la malattia inizia improvvisamente con febbre alta e mal di testa è una scelta e non aggiunge e non toglie nulla all'esattezza scientifica. Ho raccolto qualche esempio, ma sono pochissimi, la lista potrebbe essere infinitamente lunga, credetemi. Gli studi osservazionali non sono le osservazioni. Eventi patologici conseguenti a infezione polmonare. Usare esclusivamente in sede otologica, questa è la nauranchia che non ho mai usato, da mettere nelle orecchie. Oppure guardate l'ultima, è tratta da un libro del 1839, una frase senza soggetto, senza verbo, senza soggetto né verbo, senza né capo né coda. Senso forte di dolore ed eccessivo calore alla regione epigastrica, insoffribile smania e gelo all'estremità. Scrivono ancora così, eh? Beh, e allora che fare? I medici continueranno a scrivere così e i pazienti continueranno a capire colà, cioè pochissimo? Qualcosa in realtà si può fare e qualcosa si comincia a fare. Questo è un altro cartello che ho trovato negli ospedali del Piemonte e guardate che bello. Resisti. È un cartello di divieto di fumo. Se resisti 2 giorni migliorano il tuo gusto e il tuo olfatto. Se resisti 3 mesi spariscono la tosse, la mancanza di respiro, la fatica anche per piccoli sforzi. Se resisti 1 anno dimezzi il rischio di infarto e di patologie tumorali e se resisti 10 anni rendi il rischio di infarto e di patologie tumorali uguale a chi non ha mai fumato. Tanti piccoli e grandi vantaggi per la tua salute e quella dei tuoi familiari, dei tuoi bambini, delle donne in gravidanza, di quanti non fumano. Un divieto di fumo tutto basato su frasi positive, inviti a fare delle cose positive. C'è soltanto là in alto la frasettina limitante, piccolina. In questo locale è vietato fumare. Sì, gli è dato fumare qui, come dire, poi però se vuoi uscire proprio per farti del male, vai. Ma tu resisti. Allora, se siete medici, se lavorate in sanità, se avete delle cose positive, delle esperienze positive da raccontarci, fatelo, venitele a raccontarle. Le divulgheremo nel libro che stiamo scrivendo insieme, nella nostra attività didattica che svolgiamo comunemente. E ne faremo esperienza comune. Perché qualcosa si può fare e del resto, se la freccia scagliata non colpisce il bersaglio, la responsabilità sarà del bersaglio? Grazie. Grazie Francesca. E si becca il primo applauso dal pomeriggio.